Bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di TRM H24. In apertura la cronaca, un uomo di 86 anni di Taranto è morto nel tardo pomeriggio di ieri dopo un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 13 tra Talsano e Lama, una borgata di Taranto. L'anziano era a bordo di uno scooter che per cause in corso di accertamento si è schiantato contro una Fiat Punto che viaggiava in direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo e poi lo hanno trasferito nell'ospedale Santissima Annunziata. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi e alcune ore dopo è sopraggiunta la morte. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale di Taranto che dovrà ricostruire l'episodio e valutare eventuali responsabilità penali. Ancora cronaca, un 17enne foggiano è stato ferito a coltellate ieri sera a Foggia, in una zona del centro cittadino. A quanto si è appreso, il ragazzo è stato colpito con ogni probabilità durante un litigio tra giovanissimi. Il 17enne è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. Non si conoscono le sue condizioni. Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini. Cambiamo argomento. In Fiera del Levante a Bari il convegno La tua sanità, l'incontro organizzato dal Dipartimento Politiche alla Salute. Hanno partecipato anche il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l'Assessore alla Sanità, Rocco Palese. Sarà il fascicolo elettronico sanitario la novità per i cittadini pugliesi, la porta unica di accesso ai servizi sanitari che sostituirà e assorbirà tutti gli altri sistemi di registrazione dei dati sanitari, delle prestazioni e delle prenotazioni e sarà gestibile sia dai pazienti che dagli operatori sanitari. E quanto emerso dal convegno La tua sanità, organizzato in Fiera del Levante dal Dipartimento Politiche della Salute. Stiamo provando con due azioni fondamentali, che sono quella di trasformare il sistema dell'emergenza-urgenza e quella della telemedicina, a costruire e a dare anche ai 5 ospedali in costruzione, 2 dei quali sono a buon punto e 3 che stanno arrivando, quel ruolo, diciamo così, di completamento per acuzie non altrimenti gestibili. E l'ordinario, cioè ciò che oggi fa l'ospedale, lo dovrebbe fare l'ospedale a casa. Il futuro della sanità è assolutamente digitale, siamo in un contesto di intelligenza artificiale con le sale di simulazione, cioè che sostanzialmente vanno in un contesto sempre molto avanzato e che è un grandissimo opportunità per gli operatori, ma anche e soprattutto per i pazienti che necessitano di cure per la salute, per la tutela della salute, quella di avere una medicina di precisione, una medicina personalizzata. In questo senso la Regione Puglia sta attuando tutto quello che è previsto non solo nel PNR ma anche nella digitalizzazione. Una scuola barese di estetica per le pazienti oncologiche è stata ricevuta da Papa Francesco per ricevere una speciale benedizione. La medicina estetica al servizio delle pazienti oncologiche per aiutarle a riconoscere la propria immagine durante la terapia. È Nicalos, scuola di medicina estetica e rigenerativa con sede a Bari, che apre le porte con i suoi corsi alla formazione di tutti i medici che decidano di aderirvi. Nicalos ha di recente stipulato una convenzione con la Lega Tumori per formare gratuitamente queste figure mediche e per l'importanza della missione che porta avanti è stata ricevuta da Papa Francesco. Una delle delegazione guidata dalla presidente Roberta Lovreglio ha ricevuto la benedizione del Santo Padre durante un'udienza a Roma. Tutto il corpo docenti della Nicalos, che racchiude notevoli e noti docenti di professionisti, professori e medici in tale ambito, è stato ricevuto da Papa Francesco, che ci ha lasciato un'emozione indescrivibile in tutto questo percorso, perché ha benedetto le mani dei medici e ci ha dato un suggerimento particolare, quello di non perdere mai l'humor, perché è la prima vera e propria medicina per ognuno di noi, e avere avuto una sua benedizione per questo lavoro che portiamo avanti tutti quanti sempre con passione è stato di notevole rinforzo, ci ha fatto tornare con un dono nel cuore ancora di più. Abbiamo donato delle mandorle di un'azienda nota di Bari che ha voluto omaggiare il Santo Padre con un certo numero di mandorle per la sua parrocchia e i suoi fedeli. La mandorla rappresenta l'anima delle persone, ha un simbolico figurativo particolare nell'ambito religioso e nello stesso tempo abbiamo portato il nome della nostra Puglia a livello nazionale
Poi lo scultore Vito Currado ci ha aiutato e ha realizzato un'opera veramente molto bella che è il simbolo della Nicalos, che è un bastone, il bastone di San Nicola, ed è stato donato al Santo Padre, fatto a mano in argento, una vera e propria scultura che è stata molto molto gradita. Anche in Puglia, per effetto dell'inflazione, c'è un calo generale dei consumi. I pugliesi, tuttavia, premiano le eccellenze agroalimentari del territorio. Se ne è parlato al Food Summit al Teatro Petruzzelli di Bari. Nonostante un generalizzato calo dei consumi dovuto all'aumento dell'inflazione, i consumatori pugliesi dimostrano un particolare attaccamento alle eccellenze agroalimentari del territorio. Le quantità acquistate infatti diminuiscono meno rispetto al resto d'Italia, mentre l'incremento del fatturato di vendita nei supermercati e ipermercati pugliesi sono superiori al dato nazionale. L'olio d'oliva fa registrare un più 31,4%, le conserve di pomodoro un più 27%, la mozzarella un più 15,4%, pasta e pane rispettivamente più 8,5% e più 7,2%. L'analisi, presentata al Teatro Petruzzelli di Bari per l'incontro Food Summit Puglia, si basa su una ricerca di mercato NICU del comparto agroalimentare. Quello che emerge è sicuramente una forte attenzione alla filiera agroalimentare da parte dei consumatori locali, che lo dimostrano attraverso le loro scelte di spesa, nonostante una contrazione della disponibilità del potere d'acquisto. I prodotti agroalimentari pugliesi tipici della tradizione restano sicuramente ai vertici delle preferenze dei consumatori locali. Abbiamo una terra che ci mette a disposizione grandi opportunità, grandi risorse, abbiamo una cultura dell'agroalimentare. Dobbiamo fare in modo che l'agricoltura, l'agroindustria e anche la nostra capacità di portare le nostre produzioni in giro per il mondo facciano un salto di qualità. Si può raggiungere questo risultato grazie all'impegno di tutti gli attori della filiera, ma è molto importante, direi indispensabile, anche il ruolo del decisore politico e delle istituzioni. Don Pino Puglisi, ucciso da Cosa Nostra a Palermo 30 anni fa, il sacerdote che faceva paura alla mafia, sarà ricordato anche su TRM Network questa sera con la programmazione del musical Me l'aspettavo alle 20:30. Sono passati 30 anni dalla morte di Don Pino Puglisi per mano della mafia agli ordini dei fratelli Graviano. Il sacerdote venne ucciso il 15 settembre, nel giorno del suo 50° compleanno, e nel luogo in cui era nato, il quartiere Brancaccio a Palermo, e a cui dedicò tutta la sua vita. Un sacerdote buono e testimone misericordioso del padre, che concluse tragicamente la sua esistenza terrena proprio dove aveva deciso di essere operatore di pace, spargendo il seme della parola che salva, che annuncia amore e perdono in un territorio per molti arido e sassoso. Eppure lì il Signore ha fatto crescere assieme il grano buono e la zizzania. Sono queste le parole che, in occasione dell'anniversario della morte di Don Pino Puglisi, con una lettera indirizzata all'arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, Papa Francesco ha voluto rivolgere alla memoria del parroco siciliano freddato a bruciapelo dalla criminalità organizzata. Semplicemente un prete che deve essere raccontato e ricordato nella normalità di un percorso costante, quotidiano, che si declina ogni giorno con la lotta alla criminalità e l'opposizione al potere mafioso, ricorda Libera. Don Pino Puglisi, che 10 anni fa è stato proclamato beato, ha dimostrato che si può essere santi nel contesto comune. L'occasione per ricordarlo sarà offerta da TRM Network, che questa sera alle 20:30 proporrà il musical Me lo aspettavo, titolo tratto dalle sue ultime parole. L'opera, dal libro di Alessandro D'Avena, Ciò che inferno non è, è rielaborata da Brunella Vizziello e Annalisa Roberti. È stata realizzata dalle comunità parrocchiali di San Giacomo e di Maria Santissima Addolorata di Matera, in collaborazione con Aspi Kairos, e ha visto la partecipazione di oltre 100 tra attori, protagonisti, figuranti e comparse. Attraverso la recitazione, la musica e la danza sono raccontati gli ultimi 3 anni di vita del sacerdote, che si spese nell'educazione dei giovani, sfidando tutti, anche i mafiosi, a vivere nello spirito del Vangelo.
La rappresentazione è andata in scena in un'edizione rinnovata il 3 settembre scorso in piazza San Francesco a Matera, dopo essere stata proposta tra il 2017 e il 2019 anche a Roma e in diversi comuni della Calabria e della Basilicata. TRM Network, dopo averne curata la registrazione, ne propone la messa in onda integrale proprio nel giorno dell'anniversario della salita al cielo di Padre Pino Puglisi. Appuntamento a questa sera alle 20.30 al canale 16 del Digitale Terrestre di Puglia e Basilicata, 519 della piattaforma Sky TV Sat, in streaming sul sito e sulle nostre app. Il bambino non ha colpe. E tu ti infliggeresti di un altro dolore, oltre quello della violenza. Non ci riesco a portarmi dentro l'inferno. Ogni centimetro di pelle che si perde mi ricordano il male. Perché devo scegliere questa condanna? Dare la vita a un bambino che aveva tratti di chi mi ha distrutta? Perché? Perché? No, non lo voglio. Non lo voglio. Pensaci, Rossana. Qualsiasi cosa tu decida, io sono qui. Ma ricordati, se metti amore dove non ce n'è, raccogli amore. Riparare è molto più eroico di costruire. Non ce l'ho la forza! Un passo alla volta, Rossana. Illumina il prossimo passo. E prova a compierlo, uno alla volta. Calcio, Serie B, in casa Bari ha parlato il DS dei biancorossi Ciro Polito. Più che il prossimo impegno di campionato, sabato contro il Pisa, il dirigente ha fatto il bilancio sulla sessione estiva di mercato e su quanto la squadra, a dispetto del malumore dei tifosi, ne sia uscita rafforzata. Sentiamo. Più forti dello scorso anno, la rosa a disposizione mi soddisfa. Parola di Ciro Polito. Il DS del Bari, in vista della trasferta di Pisa, ha parlato in conferenza stampa più del mercato concluso poco meno di due settimane fa che del prossimo impegno di campionato. Polito ha difeso il suo operato e quello più in generale della società. A fronte delle critiche e dei dubbi della piazza, il DS del Bari ha sottolineato che il reparto offensivo è al completo e che l'unica preoccupazione resta l'infortunio di Diau. Abbiamo 7 attaccanti, quest'anno abbiamo delle varietà, cioè abbiamo giocatori, qualche esterno in più, perché comunque è pure giusto che devi dare delle possibilità all'allenatore di poter cambiare. L'anno scorso vi ricordate che diverse volte il mister si voleva mettere 4-2-3-1, ma ci mettevamo un po' asimmetrico perché sulla fascia destra non avevamo nessuno. Allora io al pomeriggio ho pensato di prendere un ragazzo, che è vero che non si chiama Coda, si chiama Chic, che io credo fortemente, perché è un giocatore che abbiamo seguito un anno intero, lo abbiamo acquistato. Abbiamo portato questo giocatore a casa e anche col pensiero di vederli giocare poi, perché noi, non vi voglio nascondere, siamo 7 attaccanti. Ma l'attaccante non è solo la prima punta. Sapete perché un po' siamo in pensiero, e lo sono anche io, non mi nascondo, è perché comunque Davide Diop, dalla prima gara, sfortunatamente, facendo il ritiro con un'altra squadra, si è fermato. Questa è la verità. Però secondo me noi abbiamo un reparto molto, molto fornito. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.